situazione senese provinciale, diciamo, in questo momento, al di là della variante inglese che sta preoccupando tutta l'Italia, e come sapete già in Istituto Superiore di Sanità si sta ragionando su questo e sulle altre varianti, quella africana e quella brasiliana. Però per fortuna il vaccino che adesso si sta facendo protegge tranquillamente per quella inglese, quindi bisogna andare avanti con i vaccini. E mi sembra che la nostra regione ha vaccinato davvero, siamo fra quelli che hanno vaccinato di più, siamo partiti con una grande vaccinazione per tutti gli operatori sanitari, poi adesso si sta iniziando con gli insegnanti, con le forze dell'ordine e siamo quasi pronti, se non già abbiamo iniziato proprio ieri, anche con il resto della popolazione. E la cosa importante è che è una delle poche regioni che ha messo in campo anche la medicina di famiglia, che è un grande valore per il nostro sistema. Sul discorso delle farmacie c'è una legge, il problema vero e proprio sono due. Il primo, i vaccini, cioè ci devono essere i vaccini, perché se non abbiamo i vaccini non ha senso avere in campo 100 posti dove farli se i vaccini sono 3. La seconda cosa è che in una farmacia si può fare un vaccino, ma a vaccinare deve essere un medico, deve essere un infermiere, e quindi perché il consenso informato, così come è un atto medico, e quando si parla con un paziente dobbiamo essere sicuri e certi che la sicurezza venga avanti a tutto. E quindi perfetto, ma Roberto, possiamo usare i medici in pensione appoggiando alle farmacie? Potrebbe essere un'idea. Noi abbiamo già usato i medici in pensione, perché io ce l'ho qui uno accanto a me. No, cioè, e magari fossero tutti pensionati come fuggio. Possiamo utilizzarli, sì, perché praticamente sono una risorsa, cioè un medico è un medico sempre, da quando il giorno che si laurea fino al giorno che lascia l'ordine. Quindi può essere medico fino all'ultimo giorno della sua vita, e poi anche dopo, perché viene anche ricordato. Secondo me sì, anche perché col bando Arcuri già questa possibilità è legge. I giovani sono quelli in questo momento i vettori, però bisogna anche dire che nel momento in cui ci saranno i vaccini non ci saranno problemi. I vaccini non penso che tarderanno ad arrivare, perché adesso poi c'è anche la ditta italiana che comincerà a farli, e l'AstraZeneca sicuramente aumenterà. La Pfizer, a parte quel periodo iniziale, adesso sta andando, quindi penso i vaccini ci saranno per tutti. E quello che però non bisogna dimenticarsi, che oltre a iniettare il vaccino contro il Covid, bisogna iniettare anche il vaccino della solidarietà, il vaccino della coscienza civile. E quindi non dobbiamo vedere assembramenti, non dobbiamo vedere ragazzi che stanno insieme come se niente fosse. Cioè, bisogna far capire che la zona gialla non è considerata come un libera tutti, è una zona gialla, cioè ci sono delle restrizioni, se no si chiamerebbe verde o bianca. E non va bene nemmeno che in una regione ci sia una zona rossa piuttosto che una zona gialla, ma dobbiamo cercare di avere quella coscienza civile che ci permetta a tutti, prendendoci in mano virtualmente, di andare avanti, non lasciare nessuno dietro. Io penso che non bisogna ragionare dicendo di chiudiamo un giorno sì e un giorno no, bisogna avere il coraggio di prendere delle scelte e dire si chiude per un tot periodo, però non puoi permettere a chi ha fatto la spesa in un ristorante il giorno prima di dirgli chiudi, perché non va bene così. Insomma, io penso che chiunque abbia un'attività preferisca sapere il giorno di apertura, il giorno di chiusura, senza che questo avvenga da un momento all'altro. Però è un momento critico e penso che l'Italia ha dimostrato di essere un grande paese anche come popolazione, che come nei momenti di difficoltà siamo fra i migliori. Il problema è che noi siamo talmente migliori nei momenti di difficoltà che poi ci perdiamo quando invece bisogna organizzare le cose. E
Vediamo, io sono convinto che la Toscana ha dato un esempio di organizzazione in questo senso qui. E tutte le forze in campo sono state prese in considerazione, siamo partiti da una campagna vaccinale tra le più importanti d'Italia. Io sono fiducioso sotto questi aspetti. Sono stati velocissimi nonostante c'è il discorso delle varie organizzazioni che le devono validare. E altri paesi hanno fatto in un'altra maniera, però sinceramente come medico io voglio un farmaco che mette in condizione il mio paziente di avere certezze di quello che posso andare a gli devo dare, anche perché io in scienza e coscienza gli devo proporre un consenso informato e prima di tutto devo essere io sicuro che quello che propongo è sicuro. No? Sono partite le vaccinazioni anti-Covid per gli ultraottantenni toscani con i vaccini Pfizer. Somministrati da propri medici di medicina generale 84 pazienti che hanno inaugurato questa nuova fase della campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Nei prossimi giorni verranno anche aperte sul portale regionale le agende a disposizione dei medici, dove potranno iniziare a prenotare i primi vaccini per i propri assistiti con più di 80 anni, dopo averli contattati e aver concordato con loro la data, l'ora e il luogo della vaccinazione. Sì, è la grande alleanza fra la sanità pubblica e i medici di famiglia nell'obiettivo di arrivare più rapidamente possibile a somministrare i vaccini, che sono l'unico vero grande argine che possiamo mettere contro il Covid-19. Devo dire che è un'intesa che abbiamo partorito in un lavoro che è durato settimane, ma che oggi vede anche molti medici di famiglia effettivamente motivati. Questa prima settimana sarà di rodaggio per familiarizzare con le procedure e testare la filiera. Io ho appena terminato la mia giornata e direi mi sembra sia andata bene. Un po' emozionato per il momento che io definisco storico, però mi sembra sia andata bene. Soprattutto andrà meglio nel momento in cui entreranno in funzione tutti i miei colleghi, che è a brevissimo. Motivati anche gli anziani che si sono presentati in uno degli studi medici dove è stato somministrato il vaccino e da loro arriva anche l'appello a vaccinarsi, anche per chi ha ancora dei dubbi. Che pensino che per esempio è scomparsa la poliomielite grazie ai vaccini. C'erano delle aree dove non sono potute arrivare, aree di guerra, roba così, quindi sono rimasti dei focolai qua e là. Ma avendo potuto fare una vaccinazione complessiva sarebbe completamente scomparsa. Questa è la miglior prova che i vaccini vanno fatti. Né? Assolutamente di vaccinarsi, perché insomma nella vita si è visto dal lungo pezzo che i vaccini sono sempre stati una cosa positiva, per cui io sono sempre stata pro vaccini. Nel frattempo proseguono le vaccinazioni sempre con Pfizer e Moderna rivolte agli operatori sanitari e sociosanitari e al personale e agli ospiti delle RSA, per i quali è vicino il completamento anche con la somministrazione dei richiami. In contemporanea avanzano le prime somministrazioni con AstraZeneca degli under 55 per il personale scolastico e le forze di polizia. Hanno meno di 18 anni, non studiano e non cercano lavoro. Sono i cosiddetti NEET, giovani che hanno abbandonato gli studi e che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro. Sono circa 80.000 in Toscana e la pandemia di coronavirus rischia di peggiorare la situazione. Per questi giovani c'è un'opportunità, quella di rimettersi in gioco. I percorsi formativi biennali di istruzione professionale, gli EFP, un'alternativa alla scuola superiore e uno strumento professionalizzante, un percorso completamente gratuito che entra nell'ambito di Giovani Sì e finanziato dalla Regione Toscana. Questi sono percorsi talvolta alternativi al percorso scolastico, per così dire classico, che consentono ai dropout di poter avere però una qualifica e soprattutto di inserirsi poi nel mercato del lavoro. Noi davvero vogliamo far sì che anche il nostro sistema economico produttivo cresca, perché crescono le competenze delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi e vogliamo davvero aiutarli affinché loro possano sentirsi realizzati e possano, ognuno per i propri desideri, per le proprie attitudini, davvero trovare la loro strada.
Un percorso che dura 2 anni, distribuito in oltre 2000 ore di corso, totalmente gratuite, con lezioni teoriche, di laboratorio e in alternanza scuola-lavoro. I corsi coprono diversi ambiti professionali, dal meccanico all'operatore della ristorazione, passando per l'elettricista, la grafica, il multimediale, l'estetista e l'operatore agricolo. Per partecipare è necessario iscriversi al programma Garanzia Giovani presso i centri per l'impiego. Buonasera a tutti dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Iniziamo con il vedere la situazione a grande scala prevista per domani. Vediamo come sul Mediterraneo centro-occidentale e sull'Italia si estenda un campo di alta pressione che nei prossimi giorni tenderà ulteriormente a rinforzarsi. Le perturbazioni scorrono a latitudini più settentrionali, non interessano l'Italia e non lo faranno nemmeno nei prossimi giorni. Tuttavia infiltrazioni di aria umida dal mare tendono a portare nuvolosità sulla nostra regione o comunque sulle regioni tirreniche. Infatti, se andiamo a vedere il dettaglio per la giornata di domani, ancora molte nubi sulle zone centro-settentrionali, qua e là qualche isolata debole pioggia, questo sia la mattina che il pomeriggio, qualche schiarita in più sul litorale centro-meridionale, sia la mattina più che altro durante le ore pomeridiane, venti da sud-sud-ovest, deboli e moderati sul litorale, assenti nell'interno, temperature in ripresa sia le minime che le massime, domani valori intorno ai 10-13 gradi. Passiamo alla successiva giornata di giovedì, ancora cielo nuvoloso, però qualche schiarita in più ecco, rispetto a mercoledì, venti di scirocco, nubi più compatte a ridosso dei rilievi, temperature minime che non cambieranno molto rispetto alla giornata precedente, nel pomeriggio poco cambia, ancora un cielo poco nuvoloso, con temperature però in ripresa, valori massimi fino a 13-15 gradi in pianura. Bene, con questo direi che è tutto, ancora una buona serata.